Ok, raga, oggi facciamo un tutorial sugli equipaggiamenti, su come farmare gli equipaggiamenti, su come ottenere gli equipaggiamenti a Z, Z Plus, eccetera, eccetera, visto che in parecchi spesso nei commenti, sia qui che su TikTok, mi chiedete come fai ad avere quello, come si trova quell'altro, eccetera, eccetera. Allora, intanto qui siamo nella sezione degli equipaggiamenti. Partiamo dal presupposto che su archivio possiamo intanto vedere tutti, qui intanto togliamo i filtri, possiamo vedere tutti gli equipaggiamenti esistenti nel gioco e tenendo premuto su un equipaggiamento possiamo andare su AutoGet e ci fa vedere come prendere questo equipaggiamento. In questo caso si prende dallo shop delle Z Medals. Prendiamone un altro a caso. Ecco, questo lo possiamo prendere o dallo stage, quello dell'Equipment Collection, oppure di nuovo dallo shop delle Z Medals. Le Z Medals, per ottenerle, visto che anche questa è un'altra domanda abbastanza ricorrente, dobbiamo praticamente pullare dei personaggi che abbiamo già a 14 stelle. Quindi le Z Power in eccesso vengono convertite in Z Medals e l'exchange delle Z Medals ci dà sostanzialmente gli equipaggiamenti o qualche altra cazzata comunque più o meno trascurabile. Quindi da questa sezione possiamo trovare dove si può recuperare l'equipaggiamento che ci serve. Poi, come si parte al meglio, diciamo, chiaramente con il primo pallino rosso. Dico anche un po' di ovvietà perché comunque non so se in ascolto c'è qualcuno completamente cioè ignaro di qualsiasi cosa, quindi parto dicendo le ovvietà. Il pallino rosso, ad esempio qui iniziale, è il massimo, nel senso è la partenza migliore perché significa che siamo in prossimità del top della statistica raggiungibile. Qui ad esempio abbiamo 11,90 su 12 massimi. Chiaramente il pallino giallo, arancione, insomma, è ugualmente buono, è un po' meno del rosso, ma è comunque più che sufficiente. In alcuni casi basta anche il verde, però ecco, più alti si parte meglio è, perché il primo pallino non si può rerollare con le gomme. Le gomme sono gli slot remover, questa roba che vediamo qua su, e possiamo utilizzarla ad esempio andando su reupgrade slot e prendendo questo di Jiren. Come vedete, solo il secondo e il terzo slot si possono rerollare con le gomme, quindi il primo è importante averlo subito al massimo, subito più alto possibile, perché non è possibile rerollarlo. Quindi facciamo un passo indietro, andiamo a vedere nell'archivio dove recuperare l'equipaggiamento che ci serve, ne prendiamo un tot finché non ci esce un primo pallino giallo, rosso, comunque bello alto, e poi partiamo con il reroll, cioè prima lo upgradiamo normalmente, magari ci va di culo e ci becchiamo il secondo o il terzo slot già buoni, ok, meglio, altrimenti passiamo poi nel reupgrade per migliorare una delle due statistiche o entrambe le statistiche, quindi la seconda e la terza. Mi piacerebbe farvi vedere il procedimento, però in realtà non ho nessun equipaggiamento che al momento voglio tirar su. Sì, potrei fare magari un equipaggiamento a caso, però non ho tantissime gomme, quindi eviterei sinceramente. Comunque, il procedimento è semplice, ad esempio questo rigider, andiamo su slot 2, per esempio, che è molto basso, è un 6,45 su un massimo di 10, quindi vorremmo ottenere un 9, ad esempio. Andiamo sullo slot 2 e tiriamo al massimo le gomme, andiamo sul reupgrade e lui comincerà a farci il reupgrade uno dopo l'altro. Chiaramente noi saremo in tempo a stoppare qualora la statistica ci piacesse, ma se ci uscisse uno slot giallo o rosso, comunque sarà anche il gioco a dirci: oh, ti è uscito un pallino buono, quindi accontentati, stoppati. Se ci esce una statistica molto buona, ma non eccelsa, però che non vogliamo buttar via. Ad esempio, su questo di Gogeta io ho il primo pallino rosso, gli altri due ce li ho gialli, arancioni, insomma. Sono buoni, ma non sono ancora ottimi, però, cioè, chiaramente non voglio buttarli via, non voglio sprecarli, non voglio rischiare di beccare altre volte verde, verde, verde all'infinito. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo usare, ad esempio, nel secondo slot, il Secure Upgrade. Il Secure Upgrade personalmente non lo uso quasi mai perché ci costa, come vedete, 5 gomme. E praticamente cosa ci dice? Ci fa rerollare lo slot, ma non possiamo tornare indietro. Cioè, male che vada, rimaniamo in questo caso a 23 e 35. Quindi io posso rerollare anche all'infinito, non
non rischiando di perdere questa statistica. Quindi o vado a pari o vado in meglio, non c'è possibilità di tornare indietro. Può essere molto utile, ma personalmente non mi ha mai portato beneficio. Cioè, nel senso, le volte in cui la statistica mi è andata sopra, non, cioè, forse è successo una volta, o forse zero. Cioè, comunque, proprio ho eliminato dal mio modo di farmare questa possibilità, perché ci ho buttato veramente l'impossibile di gomme per rimanere sempre a pari. Uno mi può dire, ok, sempre a pari, se lo fai con la statistica quasi al massimo è difficile che ti esca più alta. È vero, però se devo buttare le gomme all'infinito e non mi esce mai qualcosa di meglio, allora perché le sto buttando? Non c'è motivo. Questo perlomeno per la mia esperienza. Poi magari qualcuno mi potrà dire, no, io invece col Secure Upgrade ci ho fatto i peggio equipaggiamenti. Vabbè, ok. Abbiamo un'altra soluzione, che è l'upgrade garantito. Chiaramente ci costa molto di più, ci costa 50 gomme per fare un upgrade, quindi ci costa 50 volte di più dell'upgrade normale e 10 volte di più dell'upgrade sicuro. Però abbiamo la certezza di migliorare la statistica. Infatti, se vado su Secure Upgrade, lui mi dice, guarda, te l'aumento di 0,60. Chiaramente l'aumento è basso, non è che ce la porta chissà dove. In questo caso, se io decidessi di bruciarmi 50 gomme e tutto il resto delle cazzate che ci propone dopo, mi vado a portare i 23,35 a 23,95 in modo sicuro. Quindi, come mi comporto io di solito? Primo pallino giallo o rosso, rerollo normalmente con una gomma alla volta, quindi classico, vado, ok, ora non ho i materiali, comunque re-upgrade, e vado avanti fino a che non trovo una statistica buona che mi faccia dire, ok, da qui in avanti vai di upgrade garantiti, perché i sicuri upgrade io non li skippo proprio. Una statistica considerabile, diciamo, buona, in questo caso potrebbe essere un 21, un 22, una cosa del genere, perché comunque considerate che 60%, cioè 0,60% alla volta è lunga arrivare poi a 25, cioè già in questo caso che sono quasi al massimo, se decidessi di arrivarci mi servirebbero 3 upgrade garantiti, 2 e un pezzo, diciamo, quindi vabbè 3, e sono 150 gomme solamente per guadagnare un 1,65%. Poi vabbè, il fatto che sia trascurabile, il fatto che non convenga farlo è un altro discorso. Ora parliamo semplicemente del come si fa. E idem vale per quello sotto. Se io volessi portarmi al massimo questo sotto, no, cosa ho pigiato non lo sappiamo, se io volessi portarmi al massimo questo sotto, vado e mi porta avanti di 0,25 alla volta, sempre al costo di 50 gomme. Quindi, cioè, mi servirebbero, diciamo, almeno 2 per arrivare alla prima a 10, la seconda non arriverebbe al massimo, però vabbè, ora sono finezze, insomma. Quindi facciamo questa considerazione qui. È chiaro che per fare una roba del genere servono le gomme. Le gomme le prendiamo dai raid in particolar modo. Le andiamo a vedere, anche se il raid non è più attivo. Non so se c'è ancora l'exchange, non so se c'è ancora... vabbè, non c'è più, quindi... Va bene, comunque, un'altra opzione erano le Oipoi. Le Oipoi, chiaramente io ho svaligiato completamente lo shop, però c'erano un botto di gomme da prendere. Ora non mi ricordo, erano nella prima parte, mi pare. È chiaro che per farsi le gomme serve fare i raid, serve fare le Oipoi, o in alternativa ci sono, quando non ci sono questi eventi, insomma, ci sono le rush. Nelle rush, ora non ho più niente perché mi sono macinato tutto, abbiamo la possibilità di prenderci 5 gomme al costo di una di queste medaglie dorate, insomma. Ne possiamo prendere al massimo 25 ogni volta che si resettano le rush, quindi se non prendiamo gli Zenkai, non prendiamo altre robe, abbiamo 25 medagliette per 5 gomme ognuna, quindi 125 gomme da poter prendere ogni volta che si resettano le rush. Però 125 sembrano tante, erano tante un tempo, però fate conto che con il raid se ne possono farmare più di 2000 se uno si chiude a fare il raid, quindi nel senso, volete gli equipaggiamenti, dovete farmarvi il raid, dovete farmarvi le Oipoi quelle volte che ci sono, eccetera eccetera. Detto questo, il procedimento credo di averlo spiegato bene o male, non è che si voglia la scienza, insomma, però comunque vedo che in parecchi spesso non sapete proprio come iniziare, come si fa un qualsiasi equipaggiamento, quindi niente, credo di aver detto tutto, ci vediamo al prossimo video.